Cosa state facendo qui con questo caldo? Stiamo sviluppando un videogioco che si chiama Kibu. E stiamo utilizzando delle librerie. Tra queste librerie stiamo utilizzando pixie.js e stiamo utilizzando principalmente delle tecnologie di tipo web, in modo che il gioco sia poi fruibile tramite diversi dispositivi. Che cosa consiste questo gioco? È un gioco che consiste di tre prove, è pensato per bambini principalmente. Cosa avete bisogno per trasformare la vostra passione in un'opportunità di lavoro? Secondo me un aspetto molto importante sono i partner, perché possono aiutarti a capire di più, possono aiutarti a pubblicizzare di più il tuo prodotto e a farti conoscere in giro. Secondo me invece servono più infrastrutture. L'Italia ha carenza di infrastrutture e questo è un problema che comunque deve essere assolutamente risolto. Altrimenti si rischia di non riuscire mai a mettere insieme il giusto numero di persone e il giusto numero di competenze in un progetto. Sicuramente, come alla base di qualsiasi altro tipo di progetto, servono gli investitori, cioè servono dei fondi che oltre che ci possono permettere di lavorare e quindi acquistare le cose che ci servono. Quindi penso che alla base di qualsiasi progetto ci sono i fondi, quindi senza quelli non andiamo da nessuna parte. Io credo che sia necessaria maggiore formazione, ossia nel nostro caso, o almeno nel mio, l'università non ci ha dato moltissime conoscenze specifiche, quindi le università dovrebbero dare maggiori conoscenze in modo da poter ridurre anche il time to market per questo genere di progetti. Penso ci sia bisogno di avere più mentor, ovvero delle persone che sono disposte ad affiancare i giovani e aiutarli appunto nella comprensione e quindi nella realizzazione di questo tipo di attività, come appunto sviluppare un videogioco, perché comunque, come ha detto anche lui, è un settore più particolare. Giustamente l'università non può coprire dei settori in particolare perché dà comunque una formazione di base per poter permettere alle persone di poter svolgere qualsiasi attività, però comunque al di fuori dell'università sarebbe sarebbe ottimo avere delle persone che appunto ti aiutino poi a dirigerti verso una direzione precisa. Grazie.